Please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go Parti. Buonasera, popolo. Perché parliamo tutti lenti oggi? Ma perché mi sono tolto le scarpe proprio ora e mai l'avessi fatto. Immagino il buon odorino proprio. Madonna che fame. Ah, prima di iniziare un salutissimo incredibile ad André DM, che si è followato tipo 10 minuti fa, nel momento in cui ho aperto Streamlabs per sistemare la live, e lui si è followato. E quindi, André, guarda, se aspettavi 10 minuti ci beccavi in live, André. E poi anche Adele Queen, scusami, che sarebbe... Sì? Ma André DM? Sì. Ma non è... cioè, è nerd? André DM? Sì, secondo me è nerd. È nerd? Ciao Marzia! Sì. Ciao nerd, Marzia! Dici? E perché si è cambiato il nome e si è rifollowato? Che problemi è ha? È la terza volta, è col terzo account che si follow. Ma tra l'altro si è rifollowato con milioni di account solo per prendermi in giro scrivendomi che gli ho rovinato la vita. Sì. Spero che prima o poi qualcuno glieli cancelli, quelli così. Come stai Marzia? Che dici di bello? Ben ritrovata! Ah, e poi devo risalutare, buonasera, che si è followata 2 ore fa, The Elite Queen, che io la conosco come Peonia. The Elite Queen, che è un canale incredibile. Salve, André. Ma sei... La conosci come? Come Peonia, te la ricordi Peonia? Era un canale che all'inizio li facevamo... Sì. Abbiamo fatto qualche volta raid. Ed oggi, che stavo in live con Crono, abbiamo giocato insieme a CSGO, per questo adesso... CSGO? Esatto. Siamo andati a fare il raid a lei, ed era da un... Cioè, oddio, sono un paio di volte che ci sono tornato anch'io, però era tantissimo tempo che non ci passavo e sono contento che è passato a vederci. E ha lasciato il follow, quindi spero contento di beccarla. Comunque sono del Phoenix, per chi non l'avesse capito. Vai, sei proprio un simpatico buon tempone, nerd, detto Andrea DM. Per gli amici. Per gli amici. Marzia, oggi hai beccato Teddy, hai visto? L'altra sera c'era Alida, stasera Teddy, domani chissà. Ma Marzia chi è? Non la conosco. Marzia è una fanciulla che si è followata un paio di sere fa. Ah, Marzia è la... No, per dire, non sono scemo io. No, no, è la moderatrice. Ciao Alidas. E chi lo sa? È la moderatrice di Sir Cyber TV. Ah. Che è un canale fantastico che oggi sono andato anche a salutare. Molto simpatico, molto caruccio. Forse passa. Alida, stasera da dove ci scrivi? Diccelo. Dai, è da un po' che non ci saluti. È da un po' che non ci saluta da qualche posto dimenticato da Dio. Nel frattempo io apro il gioco, se vi va. E dagli uomini. Dai, apro anch'io. Un po' da tutti, è dimenticato. Oggi c'ho voglia di sparare. Sì, anch'io. Ah, hai ragione, Alida, scemo io, certo. Mannaggia, guarda. Sta a casa. Hai ragione, Alice, fai proprio bene. Hai visto? Eh sì, che bravo. Ma sei diventato tutto rosa adesso con questo nome, Andre. Prima eri di colore rosso. No, prima era arancione. Era arancione, io ce l'avevo rosso sul telefono. Tra l'altro dal telefono e dal PC sono due colori diversi, questo è fantastico. Sì, è vero. A meno che non lo imposti manualmente.
Comunque Valorant sembra molto interessante, anche secondo me è molto interessante. Sì, io Mi lo voglio incuriosisce. giocare tanto. Io lo voglio giocare veramente Il rosa è tanto. molto E me lo sexy, ho una merito camicia anche. rosa che è molto sexy. Me lo merito anche perché ho visto. Cioè, quando c'era da provare le cose su di TFT, ho fatto tanta, tanta roba. E ho dato tanti ticket alla Riot. Quindi, teoricamente, mi sarebbe dovuto bloccare. È andata Riot. Invece, no, io sono Giusto, molto sì. curioso di provarlo perché. Ma aereo? Scusami, dove Da un vai? po' che Resta a non sentivo casa? aerei. E da un po' che non sentivo aerei, è È vero. vero, adesso arriva l'estate, ricomincia la finestra aperta e tutto. Che vi credete? Che è facile? Dunque, catturiamo il game. Ti invito, anzi, vengo a giocare con te. Venisco alla tua lobby. Così, d'abuso. In maniera coatta. Piace di sparare tutto con più movimento? Beh, mi sembra che abbia abbastanza movimento quello. È come Beh, CSGO alla sì, fine. parecchio. È come CSGO, È come però c'ha CSGO, il ma lo fatto vedo che i un po'. personaggi hanno dei poteri, quindi in qualche modo ti Sì. aiutano. Tra l'altro lo vedo un po' meno spippolatore di CSGO. Per dire, su CSGO ci sono i punti precisi dove devi guardare, poi saltare, fare No, una no, anche lì, capriola e anche lì. lanciare la smoke. Là invece, secondo me, è un po' più sciallo. No, no, c'è In quel anche lì quella senso. cosa, perché comunque puoi tirare le bombe e puoi mettere ad esempio i muri tirandoli in punti strategici in modo tale che ti blocca quando vuoi una parte Ok, specifica, quindi è come quando su CSGO ma è una tiri cosa un la po' più flash. generale. Ma è una cosa un po' più generale, non è un singolo punto in cui devi posizionarti e poi guardare la cosa, guardare a ovest il terzo giorno, guarda a est. No, No, non è così. però è molto simile in realtà, cioè alcune meccaniche che ho visto giocando, cioè ho visto giocare Power. E le meccaniche che si usano sono le stesse di Salutiamo, CSGO. che Sì, ci segue salutiamo Power sempre. che ci segue sempre. Da città laggiù, se non Da sbaglio. città laggiù. Sì. Ma tu stai entrando nella lobby? Amici, mi dite se l'audio del gioco è veramente troppo alto? Pathfinder è molto più bello di quel che mi sembrava. Perché come ti Sì, sembrava, sappiamo che è molto scusami? bello. Come ti sembrava? Ti sembrava una schifezza? Tra l'altro Considerando che l'hai visto giovedì. principalmente da Roy, mi fa piacere il fatto che ti sembrava una schifezza. Dai. Facciamo giochi di guerra? Dai, partiamo con corsa alle armi. L'altro Giovedì giovedì, della guerra. super live di Di Puffer. Pathfinder. Si scopriranno le cose. Scopriranno le Cominceranno a cose. scoprire un po' di. Di lore? Ah, di lore. Un poco poco di lore. Tipo Un chi poco sono poco. quegli gnomi malefici con le orecchie a punta che sembrano degli elfi ma non sono elfi? Sono elfi, sono troll. Vabbè. E Volevo poi, creare un po' cioè. di In hype. realtà. Basta tirare un conoscenza per sapere che cosa sono i troll. Chi lo sa, chi lo sa. Potrei No, giovedì è sessione. Tranquillo. recuperarla sul fantastico canale di YouTube in cui verranno ricaricate tutte le live. Che Infatti, storia, eh? Madonna, quanto siamo bravi. Quanto siamo Io professionali in sono questo un modo. GT, Io sono in caricamento. Se bravo. questo può fermare la musica. Chi Chi fermerà la fermerà la musica? musica? Oggi dopo una settimana che abbiamo iniziato con un ritardo tipo di un quarto d'ora, quest'oggi iniziamo con 10 minuti di anticipo, incredibile come cosa. Tu dove Bravi. stai? Sono un GT io. Quindi vai dai terroristi, bravo. Vedo che ci sei già andato. Intanto salutate Cucù. Quello non era mio. Dove scappa tutto zigulato quello? Tutto cacato andava in giro. Che morte violenta che ho subito. Ti ho visto, sono ucciso io. Ma erano in 50. Sì, ho capito, ma mi stanno rubando tutte le kill, porca miseria. Io mi prendo i Ma immagino. proiettili e gli altri li uccidono. Ma come funziona? Faccio io il lavoro sporco. Vabbè, ho capito, non è cosa da sparare da lontano questa. Ricordatevi, scusami, aspetta. Non riesco. Ricordatevi di andare sul canale YouTube del 7 Gemoso per non perdervi nessuna live. Esatto, Bravissimo. esatto. Oh, Teddy ma muori? muori!
Dio mio, 98 in 6. Dai, volevo fare bella figura, è successo il gol, fammi fare bella figura. Bestia ladra. Urca, urca. Spolare tutta la, e va bene, va bene. X Dragon, ciao X Dragon. E dopo che non torni? X Red Dragon, Red Dragon, me lo ricordo io. Sì, me lo ricordo, me lo ricordo. No, io credo di ricordarmelo. Ma oggi solo te in chat, no? No. C'è qualcuno che è zigulino. Teddy, che volevi farmi? Sono da 48 in 4, ma veramente? Urca. E da dove? Dalle casette stanno. Bestia puttana, maledetto lui. Ma allora, scusate, scusatemi, non volevo infierire sulla sua madre. No, non è vero, non è vero. Da dove? Da dietro. Come stai, X-Red? Ciao, ciao, come va, infatti? Ti racconti da di tanto bello? Che non si sente. Stai bene, sono contento. Puttana ladra. Io sto morendo veramente in modo indignitoso. No. Indegno completamente. Madonna, lo considerai io. Ma bestia. Va bene. Va bene, va bene. La prima è di riscaldamento, non la prima è di riscaldamento. La prima è vergine. Sì, sì, sì. Qui non è proprio nata o altro che vergine. Ma te che non c'hai mano? C'ho il pompa al film. Ma io ancora non ci sono arrivato. Io sono l'ultimo, ragazzi. Io sono l'ultimo. Macchio cacchio. È da un po' che non riuscivo ad entrare in live. Eh sì, infatti, ma in generale o sulla nostra? Detto così potrebbe anche sembrare che avessi tipo un problema. Dai! Ah, come ti sta andando in questo periodo di incredibilmente quarantena in cui c'è poco da fare, ma si può impegnare il tempo in cose fantastiche, tipo uccidere le persone online. Tipo, si può diventare falegnami. Si può diventare falegnami, puoi imparare una nuova lingua. Non l'hai capita bene. Ah, perché ti fai le sfighe. Esatto. Ah, ho capito allora la battuta. Bene. Sono un simpatico umorista, vero? Caspita. Claudio Bisio, non guarda. Non è vero. Mamma mia, come l'ho ucciso male male. Vieni. Esci fuori. Beh. Dannato. Dannato. Sei in vacanza da scuola? Ah, beh, certo. Porca. E cross the map. No. Così tanti anni che mi si era buggata la schermata. Ma come no? Ho pensato a una pianta di mela che sta crescendo. Ho recuperato un pochino. Che bello, anch'io faccio il giardinaggio. Porca. Oh, e non ti fermare. Ma dai, le scale. Sarebbe bello farle le scale. Ah, queste scale. C'è chi scende e c'è chi risale. Io le scale lo so. Perché la vita è fatta a scale, c'è chi scende e c'è chi cade. Ma dai, chi è che ha il coltello? C'ha già il coltello? Vabbè, è anche ora, stiamo giocando un po'. Sì, però io sono il medaglione. No, merda, sono pensavo vinto, di prenderlo no. In testa. No, sono decimo, però dai, va bene. Che tra l'altro, potevi piantare un pero, così ero contento pero. Infatti. Ma andiamo, andiamo sul lago, non facciamo il tiro al volo che è noioso. Sì, andiamo al monastero. Andiamo al monastero che. Che scuola fai te, Dragon? Monaci. X-Red o Red? O Red Dragon? X-Red Dragon. O X. Potrebbe avere tanti. Tanti più diminutivi come nome. Ti chiamerò Mauro. Mauro, per gli amici? Sì, sì, sì.
Beh, Red Dragon ovviamente Mauro. Beh, Mario, certo, Red Dragon ti richiama Mario. No, come hai detto, Mauro. Mauro, beh, certo, stai lì. Sì. Ok, io vado Tiri. E allora vado negli antiterroristi, solo che qui gli antiterroristi sono svantaggiati perché sono dei puntini blu che si muovono nel bianco. Cioè, secondo il mio occhio, li vedo più... Beh, noi siamo dei puntini gialli, cioè, per dire, non è che... ma... non lo so, a me... Amici, no? No, però individuo più facilmente il non terrorista rispetto al terrorista. Sincero. Tu vai a caso, spari a chiunque. Sì. Bestia, perché non muore quello? Quanto ci vuole? Ma dai, che lo sapevo che troppo tempo sono stato fermo lì, troppo tempo. Ma non è vero, 94 94 94 9 4 9 4 4 9. Ma i danni che gli erano rimasti o quello che gli hai fatto? Quello che si muoveva, non riuscivo a prenderlo. Scusami. Mi piacerebbe fare tipo due kill, così cambio. Ma guarda quello che sta in base, faccia sua. Ma uccidetelo con il coltello, fatelo regredire alla puttanzia proprio, deve diventare un po' pante. Ma dove sta? Ah, me l'aveva già superato. Ciao. Ciao Daddy, come stai? Spero meglio di me. Ma dai, ma ce l'abbiamo tutti in base però. Fanculo. Guardate che anche voi, devo dire. Ciao. Eh no, nel senso, cioè, non che la cosa sia particolarmente fastidiosa, però cerchiamo di respingere, è quello che intendo dire. Vabbè, figo. Non mi ha ucciso, mi ha ucciso Don Corleone. Riportateli a casa vostra. Picciotto. Noi abbiamo la gente che ci cecchina da lontano, camperando. Fa bene, sono contento. È la mia squadra, quindi io tifo per la mascherata. Amici, in preda alla disperazione, oggi ho giocato a Roblox. Cos'è Roblox? Roblox? Non ho idea di cosa sia. Un po' di passetti. Bernardo. No. Come stava tutto caccato quello? Non capiva niente, non capivo. Dai, questa proviamo a vincerla, no? Dai, io sono ultimo, e invece... ragazzi, ultimo. Ogni... ogni volta che spawno mi trovo tipo la vita dietro. Cioè, quello è il problema principale. Bestia ladra. Effettivamente stavo proprio sul puzzolo del monte. Ci sono i miei compagni che... dove giocano i bambini e FabiJ. Quindi hai conosciuto FabiJ o hai già conosciuto dei bambini? In entrambi i casi io mi preoccuperei, cioè... Ma no, FabiJ io lo conoscevo. No, FabiJ alla fine non c'è. Oh, questo? Ma dai, gli sono spawnato a fianco, che vabbè. Va bene. Non è vero, non è vero, mi stai mentendo. Io sto odiando il mondo, eh. Ma con quale mira, però? Con quale mira? No, questo qui è uscito sparando. Va bene. Ritorni in mente. Fotografica da... vabbè, per forza. Yes. Ah, finalmente ho cambiato arma. Non fare gli stronzi, facciamo gli stronzi. Tu sei secondo? Ma sei secondo? Ma sono no, il primo della mia squadra, in teoria. Teddy. No. Scemo. Yeah. Bisogna sapere saltellare in questo gioco. Caspita, se bisogna saltellare. Dannato! 33 ti ho fatto. 33 triestini entravano a Trieste. Trentini erano. Ah sì? Vabbè, che lo sai, magari pure i triestini sono stati a Trieste. Boh, la gente camper della tua squadra, che noia.
Ma no, ho perso il primate. Ma per favore, dai. Cioè, un minimo di E decenza almeno. vaffanculo. Se ti sparo, abbi la E decenza di dirmi. vaffanculo. Ma io ho la capacità incredibile di nascere su di loro. Mi sono spaccato le cosce per fare sta cazzata. Se ci muoio mi sta bene, esatto, cioè come dà vita perché sono saltato da un palazzo. Che, di cui non c'era veramente nessun bisogno di farlo. No, ma di lato, che schifo che fate. Vieni fuori, cavallino. E no. Ci ha giocato perché il PC quello supporta. E non avevo voglia di usare la PS4. Mi dispiace che sei costretto a giocare insieme a FabiJ. Ho un HP. Allora, Giustamente. stavolta non ci buttiamo dai balconi. Facciamo come le persone normali che scendono con i piedi, facendo le scale. Merda, pure loro stanno con la pistolina. Stiamo lì, quindi stiamo lì. Io mi sono suicidato. Sono caduto troppo in alto. Dai, me Dai, l'hai me l'hanno anche fatto. rubata. Ma vaffanculo. No, in mezzo al fuoco incrociato però nella mia base. Che schifo. Lo so, ma stavo Dai. qua e che facevo? Stai a fa schifo, Ma metti pure qua in un base c'ho gente, Hai bisogno di qualcuno che ti dica che fai schifo. guarda che merdone. Vaffanculo. Col coltello mi ha fatto tornare indietro. Maledetto lui. Mi sono rotto pure le cosce di nuovo. Ciao rotonde, come stai? Che Ciao Rotonde! dici di bello? Bestia. No, dai, sto andando così bene. Vaffanculo. Io sono Merda. ultimo. E va. No, sono Dai! ultimo, che Stavo schifo. andando. Questa è proprio una vittoria Piede rubata. Salute! pesante. Hai starnutito. Ma così indietro stavo? 24 kill. No, io stavo tipo 15. Meno male, Rotonde, sono contento. Sono molto contento. Certo che spammi la nostra emoticon, ma ancora di subniente, No, no, no. eh. Va bene, va bene, Beh, va giusto che bene. la spamma, devi andare a Bisogna spammarla gestire. ovunque. Ma non può, Io a mi sono meno dimenticato che. l'acqua, però. Non può spammare la nostra emoticon sugli altri canali, a meno che non ce la salva. No, no, lo può fare. No, Sì. no, no, perché la sblocchi soltanto sul nostro, non puoi, non lo sblocchi anche Ma sugli sei altri. sicuro? Sì. Ti Perché io... Non mi ricordi ricordo. male? Sì, quanti. Don Corleone sempre contro me, però. Don Corleone? Don Corleone. Così è il suo Si chiama così. nickname. Ma Leo? Teddy, Tipo mi si si è capito lì chiama? a Cicciolino. Faccio una porta star? Stai dicendo questo? Guarda, il mio Teddy non è un pornostar. Sarà comunista, sarà un idiota, sarà una pornostar, vi assicuro. Non è un orsetto. Comunista. E lui dove va tutto cagato? Chi è che mi spara? Ma bestia. Questa mappa però mi piace molto. Dai, 60. Vi dirò. Nonostante si muore come le persone che muoiono proprio, eh. Aspetta che ti leggo, cioè se per leggerti devo morire.
Allora io te leggo più spesso. Se mi guadagnare 5 euro. Cioè io devo far guadagnare noi dei soldi, dei denari, che puoi reinvestirli su di noi. Ma questo non ci arriverò mai con questo fino laggiù. Devo fare un'azione tipo Azazanghete. Ecco, questa è l'azione che volevo. Dai, Don Corleone, sempre lui. No, dai, non era mia. No, sempre bassissimo. Perché sono così basso? One tappato proprio. Yes. C'ho il maledetto. No. Quasi, quasi, l'ho lasciato proprio con un pezzentino di vita. Chi è? Mi volevi fa. Dannato. Bestia, bestia. Quello è smorto. Urca. Ma dai, non so neanche da dove abbiamo sparato. Ma... Per leggerti devo morire, cheat. No, cioè, non per leggerti devo morire, è che... Cioè, se leggo, muoio. Quello volevo dire. Adesso sto anche qualcosa. Con fucile a pompa, ma... Quando mai farò le kill con fucile a pompa? Dai, devo fare le kill giusto con fucile a pompa. Tra l'altro il primo pompa. Giusto col primo pompa? Col mag? Fa la mucca. Sì. Con tutti i mucchini. Non è vero che siete col primo pompa. No, non è vero che sto col primo pompa. Hai 16 kill, io ne ho 10. Com'è possibile che sia col primo pompa? Ma le kill sono cose che vanno e che vengono. Dai, non è vero. Bestia. Dai, fatemi fare qualche altra kill, amici. Mi manca poco poco. Bravi. Bravi così, venite da la visi a farvi uccidere. No, perché mi trovo sempre in mezzo agli altri. Mi piace stare in mezzo. Ma no. No. Come fai a dirlo se non lo provi? Non voglio uccidere nessuno. Vincendo la causa, stai dicendo. Adesso ti ho letto, adesso ho letto tutti i messaggi. Anche se li aveva già letti Teddy prima. Però sto capendo che cosa stai dicendo. No, muori, muori. Però guarda rotonde, basta, un gioco in cui non basta. Faccio troppo schifo, eh. Questo bisogna. Bisogna riconoscerlo. Ah, quello era buono. Urca, urca. No, ma Dio mio, non riesco a usarla quest'arma. Che schifo quest'arma, che schifo. Spara i mini ciccioli, spara. La vinciamo, amici? No, non ci posso credere. Io ti sparo un centimetro col fucile a pompa, io non ti faccio neanche un danno. Come posso? Ma chi spara questo fucile a pompa? No, in generale. No, ora non riuscivo a prendere. Vaffanculo, dai, mi manca l'ultima kill con il coltello, amici, non ci posso credere. Ma non ci posso credere! No. Non ci posso credere! Dai! Dai, no! Uffa! Ma questa era proprio al bacio, era servita, eh. Basta, andiamo avanti con sei Faus. Dai, cacchio! Ero lì, ero! Ah, lo sblocco ovunque. Ah, guarda un po'. E vedi che lo sblocco ovunque. Non lo ricordavo sta cosa.
Ma Rotondo, tu non avrai mica CSGO, perché volendo si possono fare tipo partite insieme, se ce l'avete. Infatti, sì, Cioè, amici della chat, se venite, voi avete CSGO siete i benvenuti, eh. Io sono venite. i Ah, sì, terroristi. volendo, se siamo abbastanza, riusciamo anche a organizzare una cosina carina su una My Hide and Seek. Anche sì. Vedi? Non c'è nessuno. Volevi farla? Beh, scemo da Tu guerra. stai con me o contro di me? Non lo so, io sono terrorista. Stai con me. No. Quanto che ci vuole? No. Sto con l'arma che spara caramelle. Bone. La seconda arma, quella che Io le spara voglio. caramelle. Madonna. No, sono svenuto proprio forte forte. Te preferisci parola? Ah, Io non preferisco parola. non preferisce parola lui. Ma in che senso? Nel senso che non gli piacciono. Non gli piacciono questi giochi? No, gli piacciono le parole. Ah, veramente non mi piacciono le parole. Sono piene delle lettere, io boh, non capisco perché devono essere così. Ho cambiato arma, finalmente. Bestia, sono in 50 qua sopra, amici, dentro il tettino. Questi sono tutti appollaiati dentro l'armadio, che non Non sono riuscito usai. a ucciderlo, però va bene. Però mi hanno buttato indietro, quindi. Ok. Bacca, in serio. Ah, ti manca il PC. Vabbè, ma questo qui per giocarci non serve chissà che incredibili prestazioni dal PC. Sì, in Basta che realtà non te no, non lagga, ce la perché alla fanno. fine. Non ce la fanno, non ce la fa, non ce la fa lui. So che PC c'ha. Non ce la fa. Beh, ma dai! Dai, 88 gli ho fatto a questo. Non so in che posizione sono, ma non sto andando proprio egregiamente. No, non è vero, io non ci sto credendo. Sono subito sotto di te. Ma siamo proprio lì vicini vicini. Ma c'è nessuno. Madonna. C'è stato un omicidio nel bagno, che mamma mia. Mi lagga solo quando sei in sessione con Roll20. Allora ti capisco, ti capisco. Io stavo simile prima. Vabbè, ma utilizzavo un piccolo portatilino che ora uso solo per l'università. Ah, io per l'università uso il mio computer proprio. Ma chi era? Ah, ma era uno accanto a me. Non capivo. Non mi ero minimamente accorto che c'era un nemico di fianco. Ma dai, Dove ma siete, veramente? fanciulli? Vi devo uccidere. Beh, che paura, guarda, troppo vicino stava. Ma dai. Volevi fare quel coltello. Che paura. Ma come? Cioè, ma gli sparo in faccia con il pompo dietro la schiena e meno di metà No, vita gli do io io. pompa non lo so usare, cioè non ce la posso fare. Niente. No, io non ce la posso fare. Io sparo col pompa, non li prendo manco se sbaglio. Anche se li sto palesemente mirando. Datemi un fucile decente, vi prego. Ahia, non li avevo visti quelli là. Eh no, dai, poteva essere mio quello. No, cioè io ti ho tirato un po' una pompata in faccia.
e non l'ho ucciso. Ma tutto il fucile gli hai tirato addosso in faccia? Sì, tutto il fucile proprio. Con il calcio proprio l'hai preso? Sì. Ma dai. No, madonna, perché? Ah, l'ho ucciso attraverso la porta, lo scemo. Ce la faccio. Basta, io quitto. Oddio. Ma no, non si quitta, è un gioco di guerra. Ah, cacchio, questo non l'avevo visto. Dai, stavo la pistola, cacchio. E non c'è più, non c'è più, abbandonato. Sai quanto è bello quando spari la gente che passa lì? Non se ne... non se lo aspetta, capito? Tipo lui. Affanculo che si mette in mezzo allo spicolino. Ma dai, sono un mozzarellone, quando li raggiungo? Oh, finalmente. No, lento come... le cose lente. Ma spragliato in faccia questo qui. Ti ha? Ma spragliato in faccia. Spragliato? Sì. Ah, aia. Beh dai, è stato un uomo d'onore quello lì, almeno non mi ha colpito con il coltello. Dio mio, quanto è lento quest'anno. Sto gioco coltello? Quello che ha ucciso a me, sì. L'ha appena preso. A me mancano 2 kill per prenderlo. Bestia. Mi rubano le kill. Boh, io non li prendo. Ma dai, che palle. Nella World War 2 qualcuno pittava. Ah, hanno vinto. Arrivo sempre lì lì, ma non riesco mai a vincerla, cacchio. È pure troppato. E vabbè, tanto mica le apro. Bisogna proprio pagare per aprirle. Sì, lo so. Lo so. Sono furbetti, sono. Vabbè, dai. In realtà vendendo, comprando le casse e cose del genere, dovresti riuscire ad aprirne qualcuno. Ma chi ti ricompra? Non lo so, c'è gente che vende, compra, ma... fa roba, sono giù, sale, scende. Ma... no, non lo so. Wow, un giorno ci provo, anche per lo sfizio di vedere cosa c'è dentro uno di quei cassoni. Ma dai! Cosa? Starma spara caramelle. Lo continuerò a dire e lo dirò per sempre. La prima? Starma spara caramelle. La prima Starma spara caramelle. No, la prima non mi dispiace. No, Dio mio, è orribile. Una delle cose più brutte del mondo. Siamo pronti. Siamo la partita. Eh sì, mi ho visto questa villetta. Vabbè, che c'è una fiammigliola qui. No, dai, no, non è vero. È palese che tu mi stia mentendo. Quanto ti dà soddisfazione quando colpisci qualcuno per bene e ti fa... tipo adesso. Non riesco a uccidere nessuno con quest'arma. Ah, ce l'ho fatta. È anche abbastanza la precisa la prima. Ah, bestia. Sì, ma non fa danno. Devi prenderlo in testa. Vai. 44 in 4 che ho fatto, ti rendi conto, sì? Ma perché? Ti ma dai, questo stava tutto accucciato, non l'avevo mica visto. Oh, fuoco ovunque. No, mi ha ucciso, dannato. Cacchio, non l'avevo visto, zero.
dove mi spara? Che paura. No, dovevo assolutamente cambiare arma. Ma su già con 4 punti ferita, caspita. Ma l'ho ucciso col coltello quel deficiente? Marcondirondi rondello. Dai, no. Giro col coltello quando giro. Com'è che piaceva? No, da qui, quando giro per tuferlo? Non lo so. Oh, oh. Oh, oh, pagliaccio. No, oh, oh. Oh, persona cattiva, muori. Oh, oh. La persona cattiva lo sarei te. Probabile, sono morto. Tu ci sono io. Aia. Che dolore. Allora, abbiamo il fucile a pompa di merda. Questo fa veramente schifo. Questo spara veramente. Questo. Guarda. Il primo fucile a pompa fa veramente schifo. Gli sputi quelli dei lama, questo qui. Uno spara sputi di lama. Ti piace come. Coniato in questo modo? Lo spara sputi dei lama. Guarda con quanta poca vita stava quello. Un'occasione d'oro. Grande novità, lo hacker. Uno che mi è saltato in faccia. In faccia si è preso un pompa. Una spompata. Dai, vaffanculo. Ah, ogni volta con il pompa mi ci blocco, vedi? Non riesco a farcela, il fatto ben bene. Ma lì sei troppo lontano, mi hai fatto il culo. Quello stava mezzo clicciatino con i muri, va bene. Sto recuperando. A me serve un le kill control. E vaffanculo però. Non te lo dico, eh. Oh. Dai, da quanto puoi essere cattivo? Okay. Per metterti. Ah, tu ci sei. Ti sto dominando, attenzione. Tendi, che sei a farlo tutto accucciato? Ti sei vendicato. No, dai, fatemi uccidere qualcuno con queste armi schifose. No, dai, non ci sto credendo. Non ci sto credendo. 4 colpi in testa, 41. Quanti erano lì? In 15? Io non riesco a colpire. Teddy domina Leo. Tempo recuperato però, dai. Un po', perché col cecchino ci so fare. Guarda lì però, queste armi sparano mini ciccioli. Beh, si mi aveva visto. Dai, come ha fatto? Come faceva a sapere che ero lì a ricaricare? Forse mi ha sentito. Beh, cacchio. Io mi sono messo a ricaricare davanti agli avversari. Forse non ero un'ottima idea. Mi tiro. Dai, ti ho colpito 3 volte. Ma non trovo colpito in testa. Non ci credo. Ci vedevo soltanto quella. No, no, i coltelli. No, mi mancano 2 kill per i coltelli. Voglio anch'io. No, cioè, io ho recuperato tantissimo. Dai. Poi mi sono arrivate le doppie pistole e non ho... ultimo. A caso, ok. Che brutte le doppie pistole. Tra l'altro... le doppie pistole sono un po'... sì. Luna sì, non la conosco. No, è curioso di provarla. No, è quella senza gravità che salti in giro. Sì? Non la conosco, zero.
L'abbiamo fatta l'altra volta. E non me la ricordo allora. Io vado a te. Bene. Come si scende da sto trabiccolo? Ah no, non mi faccio male. Ma veramente, cioè, spiegami la logica di quello che è successo. Teddy, ti ho colpito in testa e dunque sei morto. Ti ho fatto una raffica leccata di mucca perché ti ho preso dall'alto in basso colpendo di voi in testa. Bestia quanti erano. Cacchio. Boh, non lo so. Ce la stia. Ma come? Come ha fatto quello a spararmi in quel modo? Adesso c'è sta cosa che spara i ciccioli. Spara caramelle, sparo caramelle. Ma sono buone, sono tipo le galattine. No, ma dico... Sono di quelle là orribili pure. Ah, fanculo. Non sono manco buone da mangiare, capi? Ah. Ma dai, guarda come sta quello. Ma io non ci posso credere. Da dove, da dove? Va bene. Intanto sono venuto. Perché ci sono proprio armi con cui non so sparare. Mi sparo i piedi? Ma quello mi spara la testa però nel frattempo. Testa contro piedi vince piede testa. Cacchio. Niente, amici, questa male male però, eh. Raga, io non ce la faccio. Cioè, la terza kill che mi stillano di fila. Male male per l'audizio qui, eh. Da dove? Sono ultimo, sono ultimo. Certo che sono ultimo. No, va bene. Non ce la faccio. Pipirip. Guarda qui, banzai. Ho sbagliato tutto, ho sbagliato. Ho fatto 3 kill. Teddy, mi dispiace. No, ma il problema è che non riesco a farne di più perché faccio pochissimo danno e lo finiscono gli altri. Ah, ma lì stanno tutti là dietro, cavolo, però. Oh, ci state. Chi è che è entrato? Non lo so, chi è che è entrato? È entrato dove? È in Discord. Che ne so. Non ho sentito niente. Figuriamoci se io riesco a sentire qualcuno che entra su Discord. Ma dai, da dietro, no, con la pistolina poi. Boh. Eccoti. Salve. Ciao Marzia. Beccati questo, ti è. Madonna, sparo in faccia. Che schifo che sto facendo. Ma quando l'uomo con il fucile a pompa incontra l'uomo con il fucile a mitraglietta e sei lontano, l'uomo con il fucile a pompa è un uomo morto. Quanti, quanti. No, questi qua li uccido. No, dai, hanno già il coltello.
Sì, vabbè, guarda lì. Io sto a 7, loro stanno a 30. Urca, urca. Ah, ce l'ho fatta. Dai, mi devo togliere questo pompa del cazzo. Dai, dai. Ma da minuto c'è il pompa. Ti rendi conto che sei il penultimo e hai 5 kill più di me? Impegnati, Teddy, impegnati. Questa male male malissimo per me, eh. Male male sta andando, male male. Marzia, che dici però di bello? Ma io allora non so che dirle. Arrivata Marzia e non riesco, cioè mi sto portando una sfiga incredibile. Sei emozionato? No, questa è sfiga. Guarda, vai, basta, fanculo. Fortuna che ero già morto, guarda che... Teddy, che cosa? Dai, io non ci credo. 80 gli ho fatto, 80. Dai. Dai. Dai, guarda lì, guarda che figura, mamma mia. Che schifo, che schifo. Dai, facciamoci l'ultima al monastero. È andato tanto bene la mia ultima al monastero, sì sì. Ultimo, non è arrivato. Io quella di prima la stavo vincendo. Troppo stasera, vabbè, tranquilla, non è un problema. E noi non chiediamo nulla. Se ma tranquilla, Marzia, Marzia, tranquilla. A me già faceva strano, infatti... Marzia mi ha detto, vai sul canale di Sir, così... Passi a salutarlo, eccetera. Io ieri sono passato con il canale degli orsetti, tra l'altro... Non mi ero neanche accorto che ero loggato con quello degli orsetti. Però oggi che sono ripassato... Mi faceva un po' strano, perché sembrava quasi che io andassi lì per spammare il canale, no? Quindi ho fatto... Ho loggato col canale di Laudisi, perché mi faceva... Mi sono reso conto, ho detto, no, vabbè, sembra proprio che sto andando lì per spammare il canale. Ti ricordo, Leo, che dalle mie parti c'è un modo di dire che dice... rendici una faccia in bronzo che è una masseria. Ossia... vale di più una faccia di bronzo, cioè... E questo che sa fa qua, Teddy? Che fai? Tanto non sono uno. È tanto più bravo. Lo so che rende di più una faccia da bronzo, però... Ma che ti pare? Però che pare brutto, sì. Io non ce l'ho così tanto di bronzo la faccia. No, ma al di là di faccia da bronzo, comunque... Cioè... Fai tutto questo perché... cioè, dai una brutta impressione poi, no? Comunque. Sì, 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 sì. No, non piace neanche a me, lo sai. La vediamo uguale, se no avevamo il canale insieme. Ma comunque certo, ma sai che sarei passato di male. Beh, dove sono tutti? Amici! Non lo so. Amici! Eccoli. Amici! Io non li vedo, dove sono? Non li vedo. Dove siete, amici? Cioè, poi non siete gli amici, siete i nemici. Ma dai, sono tutto incastrato, sono. Guarda quello lì, guarda quell'altro lì. Ma dai! Ma c'era un compagno che mi stava sparando, o mi stava guardando molto attentamente? Non c'è il friendly fire. Ma... Cioè... Mi sparavano e guardavo a me che moriva invece di sparare alle persone. Vai, quello sparamini ciccio, li hai visto? No, ci stanno anche qua. Non ce la posso fare. Ho mangiato col coltello. Marco, grazie comunque di essere passato, ma... Vabbè, no, perché aveva detto, dai, passa, passa. Assolutamente sì che passa. Sì. Anche perché è carina come cosa il fatto che comunque... Magari ci tiene a fare raid a persone che non conosce, ma semplicemente sono streamer piccolini e quindi fa... Cerca come può di aiutarli, insomma. Guarda, più che altro... È una cosa positiva. A me non piace tanto il fatto di andare da gente che... Cioè, noi lo facciamo perché siamo scemi, però in genere... non mi piace particolarmente il fatto di raidare... Soprattutto se sei un po' più grande, raidare gente che non conosci. Vabbè, ma tu comunque a prescindere, tanto cioè le persone se ti seguono perché hanno interesse, no? Quindi tu a prescindere dici, c'ho magari 40 persone in live, no? E quindi queste 40 persone le porto su un canale piccolino. Poi se sto canale è meritevole, la gente che gli ho portato sicuramente resta. Ma basta.
Sì, lo so, ma ci sono dei canali che effettivamente non, cioè, ti dà fastidio anche soltanto il fatto che ci abbiano visualizzazioni, ma per come sono le persone proprio. Quello sì, ma tanto poi se le persone non interessano rimangono alla fine. Sì, sì, sì. Però il fatto che non si tenga, cioè che non faccia un discorso non me ne freghista, ma c'ho di nuovo la mi viene ingordo, ma c'è una parola in italiano che è più efficace di ingordo. Però in questo momento non mi viene in mente. Non lo so. Anche se portai giochi diversi, non ci so tenevo perché Sir lo seguo dai 500 follow. Ma da parecchio, quindi che stream? Beh, immagino di sì. Se comunque ha 40-50 visualizzazioni fisse, direi che è da parecchio che stream. Ma perché? Ma perché? Ma dalla base mi sparano. Ma io vi infilo il fucile nel sedere e vi faccio uscire. Ma no, no, era per dire. Ma sono ultimo. Ma Teddy, poi ci facciamo una competitiva, perché questo gioco ad armi... Ma sì, visto che sto giocando così tanto bene! Dopo il riscaldamento iniziale in cui ero partito a bomba, adesso mi sto impigrendo, capito? Quindi ho bisogno di nuove emozioni forti. Sì, e nuovi stimoli. E una ranked è proprio l'ideale. Sì, sì, bisogno sì. Avere... Non è entrato uno adesso, perché sennò ero l'ultimo. Bisogno di avere i nervi tesi. Tesissimi. Anche più del necessario. Ma che immagine carina è, vero? Oggi è arrivato a 525 iscritti, che bello. Ma sub o follow? No, 5025. 525. No, 500, volevo dire 5000, cioè 5025 iscritti. 5000 sono, cioè, non sono neanche quantificabili, credo, per me. Ma chi sta sparando questo? Ah, quello lì per terra, ho capito. Ma dai, non l'ho neanche visto. Amici, non incontro nessuno. Adesso è il primo che incontro, so già che mi uccide malissimo. E invece. Certo, sì. Sti miscredenti. Ehi, tu? La kill col cecchino. No, da dietro, che schifo. Paradossalmente sono più bravo col cecchino nelle medie distanze che con le armi. E baffa, che culo, va. Ah, io col cecchino sono bravino. Niente, abbiamo perso. Basta, andiamo a fare la ranked. Vai, facciamo la ranked, ho bisogno di emozioni forti. Ti invito a giocare con me. Che Pira bello, Teddy. Fammi uscire allora. Tinti, tu che sei? Sei argento 1? Cavallino. No, che sì. Argento è quello? È 1? Sì, sì, argento 1, che è tipo la cosa più bassa. No, non è bassa, perché ci stanno pure quelli sotto ancora. No, no, argento 1 è la cosa minima. No, c'è argento sì. 5. Argento 5 è solo. Sì? È 1, 2, 3, 4, 5, dal basso verso l'alto. Ah. Non me la ricordavo questa cosa. Dai, se la vinco mi esce ranked anche a me. Chissà cosa sono, non me lo ricordo neanche più cos'era una volta. È un orsetto gemmoso. Ma grazie Marzia, ma noi non solo siamo simpatici, ma anche belli, ai tanti, affascinosi. Esiste affascinante. Guarda, siamo talmente ai tanti che siamo addirittura in 5 6. Ai tanti. Tra l'altro affascinosi non esiste. Fascinosi sì, affascinosi che cos'è? Come si chiama questo Sersu Twitch? Non ce la faccio con se... Aspetta. Guarda, ci sono due amici miei che... Raga... Sono amici. Perché sono da solo?
Sir Saber TV. Sir Saber TV. No, io sono con te. No, sono troppo 4 bot insieme a me. Ma mi sta caricando un cifro la partita. Guarda se mi esce. Chiudi il programma, lo sapevo. No, dai. No, eccolo. Momento. Sir Saber TV. Scritto così. Se non sbaglio, Sir Saber. Ma ce la fai? Io ho soltanto la Tiana in team. Vabbè, tanto ho 4 minuti per entrare, no? Mi manca un pezzettino del mio codin. Ah, ti vedo. Eccomi. Yuhu. Tiri. Ma che fetente. Madonna, quanto sono forte in queste mappe così. Non le forze delle armi. Qua riesco a fare cose. Meno male, qua serve. Meglio. C'è qualcuno qua sopra? Vengi, cavallini. Pezzettini del mio codin. Ma no, quello era... Non lo so, lo sto ciao dicendo. Mark! Ciao Mark! Tanto... Mark, scusa, però... Cioè, devi capire anche che spesso mi hai preso in dei momenti in cui stavo... parlando con la mia ragazza, che ci sentiamo tipo una volta al giorno, stavo in sessione, poi avevo appena finito di studiare. Ma io sto posto non lo conoscevo. Carino. Come stai, Mark? A parte che Mark io oggi l'ho già visto stamattina. No, stamattina, oggi a pranzo. Dopo pranzo, pomeriggio era. Oggi a pranzo, dopo pranzo, pomeriggio. Oh, ci manca un giocatore, dai. Qualcuno si sbrighi a joinare in questa caspiterina di partita. Sarebbe molto fico, sarebbe. Oh, ma questa la voglio. Laug. Bellissimo Laug. Poi voglio fare un graffito, aspetta. Buonattina. Ma stai parlando con... Ma chi? Da dove vieni? A chi dici? A che dici? Dal mondo fatato e magico di città laggiù. Cioè, dove abitiamo? Io sono pugliese, ma vivo a Perugia la maggior parte del tempo perché studio lì. Sono un teppista, amici. Pure un terrorista. Io invece sono di Roma. So de Roma, sì. Vivi a Roma. Non si capisce, no? Se dico so de Roma, non si capisce. No, non studio a Roma, studio a Viterbe. So de Roma. Tin tin cavallini. Ma ce la facciamo? E tu chi sei? Sei forse tu, John Wayne? E io chi sarei? Ma volevo fare il coso. Guarda se dobbiamo giocare con il bot, io me lo sento. Meglio, così se moriamo noi abbiamo il bot da poter mandare. Ho capito, ma se quello parte a razzo, va dritto per dritto, non capisce niente. Un bel celerone il bot, mica no. Ma dai, volevo fare il graffito ma mi ha spruzzato il cervello sopra il muro. Cosa terribile, che cosa... Cioè, non solo per il fatto che sono morto in modo atroce, ma anche per il fatto che mi ha rovinato un'opera d'arte. L'ha fatta lui l'opera d'arte? L'ha riempito per bene la faccina. Eh sì. Ma che sta da fare qua? Tutti... E niente, giochiamo con il bot, amici. E niente, vabbè, dai. A Leo, lei è di Roma. Eh sì, io l'ho letto. Ma è finita così? Non parte neanche? Uh-huh. Fantastico. E quindi? Scialacquatore. Ma non abbiamo fatto niente. Che cacchio di pistolero. Che cacchio. Oddio di... Mio, non cliccare sul nome di Tatiana, ti prego. Non Tatiana? Lo per la buona volontà della live, non cliccarci sopra. Non voglio farlo. No, mi ha...
No, perché chi era Tatiana? Chi è Tatiana? Io Mir, chi è Tatiana? Chi era Tatiana? È l'amica mia, quella là che è talmente grossa che fai prima saltarla. È talmente grossa che si fa prima saltarla che spira al cento. E quella la conosco, quella Tatiana. Questa Tatiana chi era? Era nuda? No, era qualcosa di osceno. Ah. Cioè, ma noi... Hai presente i menti asburgici? Ok, immagino lo storto, la faccia che guarda da un lato, il mento dall'altro. Quanto? Dio mio, no, era inguardabile. Era qualcosa... Poi sono io che sono cattivo e sono cattivo, è vero. Però, Dio mio... Perché sono terribile, sei. E in che modo? Con una chirurgia plastica? Tu signorina. Con una chirurgia plastica, dico. Non lo so, però se c'hai la bocca storta, un problema ce l'hai di base. Cose terribili che stiamo dicendo. Ma tanto lo sappiamo tutti che già tu sei una persona orribile. Ah, io sì, che ho rovinato la vita di diverse persone. Sì, questo lo sappiamo. Ma magari Marzia non lo sapeva, adesso lo sa e non volevo farlo sapere, scusami. E invece? Ci considerava con delle persone simpatiche, invece. Marzia, invece vieni no. Su Instagram, brava. Su Instagram, su Telegram, poi su YouTube. Marzia, ci sono dei video su YouTube, ma di che cosa stiamo parlando? Sono un fior fior di video su YouTube. Che li monta il signor Pero, che ancora non è conosciuto, ma... Il nostro simpatico amico Orsetto. Tra l'altro Pero, quello che ha la casa a forma di pera su Minecraft, che tu hai visto. Sul disco. Mi fanno sempre ridere questi terroristi di questa mappa, perché hanno il volto bianco, no? E sembrano dei manichini di quelli che si usano nelle rievocazioni delle guerre, no? Quindi non stai sparando a delle persone, stai sparando a dei manichini, guardalo lì, è un manichino questo. Ma quello delle rievocazioni militari proprio. Grazie che mi hai ucciso. Vediamo se riesco a fare la smoke che volevo fare. Smoke on the water. Serve uno script che non ho, che dovrei mettere. Volevi? Ah no, non l'ho ucciso io quello. Fine del riscaldamento. Beh, sono ucciso la gallina. Sono molto caldo. Non ho fatto il graffito, eccolo lì che perdiamo. Mannaggia. Lo so che perdiamo, perché non ho fatto il graffito. Vabbè, qua non comprare nulla. Anzi, qua compro una smoke, va? No, non compro nulla. Vai, Gobi. Ma chi è che si è comprato quel pistola? Camillo Ace Gamer, ma ti prego, perché? Ci hai speso anche 800 soldini. 800 dollari. Soldini. Beh, fatemi salire. Ma guardate che storia. Ok, sono qui. Sono in A, amici. E Teddy, sono in A, sono in A. Escono da quella porta. No, chi è questo? Non è. Bravissima, Marzia. Mamma mia, bravissima. Così che si fa. Mi hanno ucciso. Ho visto. Quindi follow su YouTube e Instagram. Entra anche sul gruppo Telegram. Volendo, c'è anche Discord, Telegram. Discord, mamma. Guarda, mia, Telegram è un gruppo abbastanza attivo, cioè si chiacchiera, non si spamma troppo, quindi non ricevi non notifiche troppo, che ti infastidiscono. Però è il giusto, ogni tanto si chiacchiera del più e del meno. Vedi Andrew, ricordati Telegram, esatto. Il fantastico mondo di Telegram. Madonna, che bello Telegram.
Telegram è il suo mondo. Il mondo fatto appositamente per Telegram. Dai, sono riuscito a piantare. Adesso non compra nulla. Compra soltanto una smoke. No, di solito qui compro, però in realtà. No, non compra nulla, non abbiamo soldi. No, no, ce l'ho. Allora, fate quello che volete, allora, non compro. Mi tengo un po' soldi, soldi. Lo so, ma c'avevo 3000, ce l'avevo io. Non lo so, ma devi stare sopra i 3000 in genere, con di regola. No, sì, mi capita molto raramente di stare sopra i 3000. Perché... Appunto. Ma questo che ha deciso? Cioè, noi lanciamo la smoke e tu pushi? Cioè, pushi nella nostra smoke? Ma lì sta correndo una gallina, è probabile che stia uscendo qualcuno? No, le galline corrono perché gli piace correre. Stanno in A, lo sapevo, dai. Dai, dal lato. Quanti erano? Tutti ancora? Erano tutti vivi, sì. Vabbè, ho capito, forza. Facciamo così e basta. Vai, prendiamo questa di granata. Cosa vai più veloce, col coltello. Cosa? Col coltello vai più veloce. Lo so. Merda. Ce ne stanno alcuni su B, però... Sì, stanno in B, Debbie, stanno in B, hanno lasciato la bomba per terra, l'hanno ripresa. Ah, non hai Telegram? Allora niente. Mi dispiace. Poi Telegram è tipo... WhatsApp, no? Allora ce ne sta uno dentro la casetta lì. Ce n'hai uno che ti esce davanti, però, là. Vattene, Teddy, vattene, non la riesci a prendere. Ci ho provato. Dovevo salvarla. Dovevo salvare la cosa. Lo so. Vediamo se riusciamo a prendere qualcosa di un po' più interessante, no? Prendi un MP. Sono l'unico che va in B? No, ci sto pure io. Ok. No, non dovevi lanciarla qui. Qua non possono pushare perché ci sta la smoke, capì? Ah, non sapevo che l'avevi lanciata, non l'ho letto. Stanno in A. Ah, bravo. Perché hai tirato la smoke lì, se potevi controllarti, ma... Guarda che non state coprendo nulla, non state coprendo... Ma quello mi ha messo la smoke lì, se lasciava libero si vedeva la bomba, scusami. Infatti. Anche se non è Fortnite è bello sto gioco, ma questo gioco è un gioco vecchissimo, calcola, è un gioco veramente tanto vecchio. Cioè, per dirti, la mappa più famosa di questo gioco è il terzo gioco di fila su cui sta. quest'anno compie 20 anni. È un gioco molto vecchio, da cui ci hanno ha ispirato tantissimi poi easter egg, cioè ha ispirato veramente tantissima roba.
ed è gratuito. E viene da questo gioco? Esatto, per esempio il Valorant, il gioco nuovo che sta uscendo, è molto ispirato a questo gioco. Le meccaniche sono molto simili. Ed è un gioco così, spara tutto. Probabilmente uno dei primi online banana. Validi. Due sono in banana, Sei in banana. Sì, è la cosa curva su vicino B. Bravo. Dove sta la bomba? Non la bomba. Ma invece c'è sulla bomba. Yes! Praticamente porterete mai Fortnite? Fortnite non credo. Non credo, non è proprio il nostro. Ma calcola che io a Fortnite non ci ho veramente mai giocato, mai. Ma non mica per niente. Anche quando si ispira da questo gioco, sì. Mica per nulla, però non lo so, non mi attira, non è un gioco che, per esempio, ho scaricato Apex. Che all'epoca Apex, era. Sì, magari dopo ci facciamo una partita. Apex mi incuriosiva già di più rispetto a Fortnite. E poi Fortnite, iniziarlo adesso a giocare quando non hai mai giocato. No, poi a me innervosisce la meccanica del costruire. A me innervosisce proprio. Ma iniziare adesso, cioè, tutti quanti sono bravi a giocare ad Apex. Non esistono più i nabbi di Apex. Comunque, in ogni caso. Fortnite. E di Fortnite, sì, scusa. Cioè, in ogni caso il gioco si conosce. O perché segui gli streamer o perché comunque ci giochi. Quindi iniziarlo adesso da. Ho visto uno streamer. Iniziarlo. Anche io che non ho mai giocato ad Apex, comunque li ho visti gli streamer che ci giocano, per dire, quindi. Fortnite. Sì. Ma veramente mi prendeva lì? Ma sul serio? Ma dai, vaffanculo, lo sapevo. Sicuramente ci caschiamo considerando che non abbiamo attive le donazioni. E non abbiamo neanche una carta. The Real Plates. Grazie mille per le. Vabbè. Grazie mille per il pensiero. Per il pensiero, esatto. Grazie mille per il pensiero. E io compro una smoke. È come se ce le avessi donate. Sì, dai. Tranquillo proprio. Tranquillo. Li accettiamo volentieri. Te invece, Marsa, si giochi a Fortnite? Cioè, è un gioco che ti piace oppure ti piace solo guardarlo da chi ci sa giocare? Ah, te giochi solo a quello? Scusa, non avevo letto il messaggio. Uscio, fumo smoke. Io gioco da 2 stagioni, ma sono forte, vinco con i miei amici. Ma fai benissimo. Sì, finché diverte, non c'è nulla di male a giocarci. Dove sono? Anche perché alla fine Fortnite è uno di quei giochi che ha avvicinato tantissimo. Vaffanculo, è qui. Calcola sta con l'AUG, esatto. Con la VP, no? Con l'AUG. Sì, scusami. Bombis B. Grazie mille, addirittura The Real, troppo. Troppo. Non ti sembra di esagerare? Esatto. Ti sfidiamo, se vuoi. Ti stai svenando veramente tanto. Io mi fermerei. È un po' come il gioco. Il gioco di no? Della vita. No. Volevo dire i giochi quelli. Non so parlare, che vi devo dire? No. Come si chiamano? I giochi dove tu punti soldi e vinci. Amici. Giochi d'azzardo? Bravo. Mi veniva. Sì, Fortnite. Cioè, no, Fortnite. Apex è molto più bilanciato. O comunque. Non senti quella. Il fatto di essere nabbo, capito? Sì. Riesce a prenderci facilmente la mano. È che ha la meccanica singolare del costruire. E se non impari quella, non ci puoi fare. Grazie, The Real. Cioè, magari per fortuna. Non mi piace vederlo. Sì. Baffanculo, ma sei te, stronzo. Dove cazzo vai col coltello in giro? Che c'è qualcuno, eh? Grazie, così mi sento meglio. Eh,
se no. Non devo parlare, che devo ascoltare. Allora, bomba c'è da me. Attenzione che ce ne potrei essere solo dietro. Ma dietro non c'è la porta. Non c'è la porta qua dietro. No, ce l'avevo io, l'ho ucciso. In un'altra live la chat mi ha insultato perché pensavano che Fortnite era per ragazzi soltanto. Vabbè, che Fortnite per ragazzi è un... È un po' vero, cioè, ma è dato più che altro dalla grafichina, dal fatto no, che... No, per ragazzi, per maschi intende, credo. Per maschi? Per questo non ha senso, cioè... Qui, ad esempio, stiamo giocando con due ragazze, credo, no? Quelli dell'altra squadra, sono due ragazze. O sono due tipi che usano nomi femminili, non lo so, però... Sì, sì. Cioè, nel 2020... Ma sono tutti in vita, so. Ma vedo quelli che fanno zigulino là. Lo so, ma stanno piantando in B, hanno vinto la partita nel frattempo. non mi ero accorto che eravate tutti quanti molto morti. L'ho anche detto, cioè, quello è il punto. Non ti stavo seguendo. Vaffanculo, era qui. Io penso che i primi video di Fortnite che ho visto sono di Ciccio Gamer. Io non lo so. Beh, devo dire che i video di Ciccio Gamer di Fortnite, almeno i primi che guardavano, erano veramente dei bei gameplay, era molto bravo a giocare. Faceva delle cose molto belle. Ciccio Gamer è bravo, bravo, bravo a giocare ai videogiochi, È bravo, bravo. Cioè può non piacere, no. Può non star simpatico, assolutamente, è normale. Però i video di Fortnite che faceva perlomeno all'inizio, poi... Non interessandomi del gioco, poi non l'ho più seguita. Ciao Mark, vai già a dormire, ci abbandoni di già, che ore sono? Dove stanno, in B? No, mi sa che stanno in bridge. Ma dai, com'è svirgolato quello? Su, beh, Claude ha fatto il record su FFA. Non so, non ho idea di quello che stai dicendo, quindi sì. Cacchio, cioè, stavo in mezzo. Pro gamer, se, cioè di FPS. No, anche Blur era molto bravo su COD, se me lo ricordo, pure quello che ne vedevo. Io piglio soltanto una smoke e una Deagle. Sì, COD, cioè Blur che portava COD era molto, molto bello da vedere. Ma come anche altri, vaffanculo, io pure sono scemo. Pure io sono scemo che vado lì davanti con la mitraglietta. One banana. Io seguivo tempo fa Quit quando faceva il coach di CS. Io di CS non ho mai seguito nessuno. Sto facendo veramente tanto schifo sta partita. Sono ultimo nella nostra squadra. Io manca in avversario. Manca? Manca in quell'avversario. Sono veramente... Sto facendo veramente schifo. Ma chi è il primo? Ma nessuno batte Lugozzi. Non so chi sia. No. Lugozzi fu storico di Blur mentre giocava. No. Perché lì sotto ci sta un passaggino, c'è un tunnel che passa in mezzo ai due. Mi sono messo un paio di volte. Niente, forziamola questa. Eh,
Non so che prendere. Non mi dispiace, Marta, che vieni bullizzata su. Aia, aia. Sono in B? Sì. O perlomeno ce ne stanno due che stanno pushando in B. No, c'è la bomba per terra in B. Ok, arrivo in B. Flashata. Fuori tre. Attenzione, amici, eh. Io non c'ho bombe, non c'ho niente. Vabbè, siamo qui in B, belli tranquilli. Dove sta la bomba? Non so, se la sono ripresa. Se la sono ripresa è un problema, perché sarà andato sicuramente... No, sta qui. Sta lì nel vicoletto. Teddy ce l'hai sulla sinistra. Yes! C'ho l'AVP. C'ho l'AVP. Ma cambiamo fucile, andiamo su Laug, equipaggiamento che prima non c'era. No, no, niente. non lo prendere, prendi la mitraglietta, ce l'ho io l'AVP. Se vuoi te lo rocco. Lo so, ma c'avevo soldi visto che. Quindi. Non ti sei mai trovato a derogare con altri gamer? No, vabbè, io sì. Cioè, in realtà ho seguito tante persone, però persone con cui ho avuto effettivamente rapporti di gamer sono veramente pochissime. Tra l'altro noi non ci siamo neanche conosciuti giocando ai videogiochi. No, infatti. Tu pigli la smoke da mettere... Un'altra smoke da mettere qui sarebbe ottima. Dove sta? Se stanno qua sotto, quindi. Perché non pusherò mai sto... No, minchia, erano in due. Stanno andando in A, eh? GG, Marzia, GG. Sono molto deceduto. Praticamente si arriva alla meglio di 15 partite, 15 round. Poi si fa il cambio, quindi gli antiterroristi diventano i terroristi, quindi saremo noi a dover posizionare la bomba. E alla meglio di 30 chi ha fatto più vittorie. Niente, ma sciolto. Stava lì che mi aspettava per qualche ragione. Guarda, sto questi se sono furbi cambiano e vanno in via. Ah, se dai stream, magari posso Twitch.com. Laura, ma Laura, ma parla come mangi. Hai visto, sono andato in B? Mamma mia. Laura, guarda, facciamo finta che no. Ma Laura, ma parla come mangi. Buongiorno. Ma scrivici in italiano prima di tutto, visto che Laura immagino sei italiana. No, non so. Ma tanto, stiamo parlando con un bot, Teddy. Sì. Non esiste quella cosa. Giusto per parlare, però che ci piace parlare, però. A noi ci piace parlare, sì. Siamo 5-8 comunque, ai ai ai, se faccio un figlio. Beh, stiamo giocando male male. Beh, male male no, perché non sono schiappe comunque gli avversari, però. No, io sto giocando male male. Ah. Io andrei di flash. Corri, Batman, Batman. Corri per la città. Bessa li bestia da Soma. Ok, quello è sceso durissimo, è veramente impavido. Ok, qua stanno pushando, credo. Vai, vai giù. Vaffanculo. Peccato, peccato. Fai zigulino, vai, affacciati, fai cucù. Tra l'altro come si fa a switchare da... Eccoti, Teddy. Fatti vedere.
È lì, è lì. No, tutte colpi. Voglio una mozza a 910. Ne abbiamo una, quindi... Vai, vai. Abbiamo solo un emote, quindi tranquillo, non puoi sbagliarti. Puoi però poi spammarla ovunque, Marzia. Bellissima. Bellissima quell'emote. Da dove? Non lo so, non lo da so. Dietro ce l'avevo. No, da Pit, credo Pit. Sto guardando però il piede di una persona. Ah no, stava giù in fondissimo. Sì, 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 era Pit. Cinque, nove. Questo è l'ultimo round. Quindi compro tutto quello che vuoi comprare. Cioè il nulla, perché non è che... Io ho provato la pistolina, Andiamo così. Non c'è sta nessuno, però. No! Dai, uno l'ho guazzato nella smoke. Attraverso la smoke è anche blindato. Dopo Apex. Va bene, vuoi giocare con noi? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Marzia. Va bene, dopo questa Apex. Ah, volentieri. Però anche lì lei è più forte di me. Ottimo. Beh, più forte su Apex. Su Apex, sì, tesoro. Ma pure qui, cioè, tipo da una vita che non ci giocavo. Su Apex. Ci ho giocato oggi pomeriggio con Crono, su qui, adesso su CSGO. Abbiamo fatto tipo un'oretta, ma non ci giocavo da una vita. Oh, adesso siamo i terroristi, guarda che cosa figa che possiamo fare, lo sapevi, Teddy? Cosa? Ha suonato la campanella. Ma adesso ti faccio vedere. Cosa let's figa. Ho visto, lo so, la campanella. E lei non parte al richiamo della guerra, signore? Ma è brutto. Quanto pare no. E mo me li becco tutti in faccia perché sono partito lentissimo. Ah, ce ne stava uno sul balcone. Abbiamo fast piantato. Abbiamo plantato hyper fast. Quello? Ne è rimasto uno che probabilmente non verrà, sta... rimane vivo. Qui però ci moriamo male. Perfetto. Sbombete. Non poter giocare con voi, mi dispiace. Lo so. Che ci prendiamo? Forza, questa, forza, la forza. Let's go high again. Guarda, vado di... Dai, prendiamo la Molotov. Sono stato un po' tirchio nell'arma, però vabbè. Andiamo di là, quindi. You rushed. Ma vaffanculo. No, non ho capito perché ci siamo sparpagliati. Adesso non lo so, io sono andato in A. Lo so, ma non devi andare in A senza la bomba. Pure che vai in A senza la bomba. Io sto seguendo quello con la bomba. Sono io, però io quello con la bomba. Stavano tutti dietro di me. Poi sono sparpagliati. Ma io ti avevo proprio dietro. Madonna, che chi l'ha fatto questa persona qui? Come li ha presi? Amici, vi lascio alla prossima. Ciao Andre, buonanotte. Marzia, ma te ce l'hai Apex? Che in caso vieni, facciamo la squadra da tre. Cioè, se Marzia si è proposta Apex, perché ce l'ha anche lei? Immagino di sì. Io non l'ho comprato. Ma cosa?
Ah, non hai... Oh, ho fatto comprato una smop. Ma sì, al diavolo la va. Amici? Amici? Cosa? Pronto? Cosa? Mi sta succedendo delle cose. Sono stato disconnesso. No, vabbè. Riconnetti. Subito. Ma dai. Greve così, eh. Ah, perché ti piace semplicemente. Bene, ci sta allora. Greve, ma come mi ha... Era tutto... Terribile. Terribile, mi ha fatto fare una scivolata incredibile. Comunque non bisogna comprare ogni round, perché sennò non c'hai soldi poi per fare le cose. Lo so, però penso anche che... Cosa? È che... Guarda, ne perdi un paio di round, fa niente, se poi riesci ad avere tutte le cose forti. Basta che sopravvivi. Questo deficiente è morto all'esplosione. Chi è che è morto? Non l'ho visto. Per esempio, no, abbiamo vinto. Abbiamo un sacco di soldi. Puoi comprare un sacco di roba. Puoi comprare tutto quello che vuoi. Devi comprare anche le smoke e il... cosa, eh? Ho preso. Le bombe. Let's go B. Oddio, io sarei andato di no. No, allora. Siamo andati di no tutte le scorse. Vai, che la piazziamo. Allè. Vediamo se viene qualcuno. Per questo non posso giocare anch'io, sono su. Non c'è il crossplay su, no. No, purtroppo no. Purtroppo no. L'abbiamo già controllato più volte. È un peccato che su Apex non ce l'abbiano messo. Dai, che la stiamo recuperando, 19. Fammi comprare un po' di equipaggiamento e poi mi sono andato un po' nudo. Sono penultimo, dai, devo recuperarlo. Però. Ne sono ultimo io. Sì. No, ho scoppiato sopra in alto. Il pollo, lo uccido. Ma quello è rimasto alla base, il viola? Ma... One ruins. Ma dai! Ma che paura, nice. Guarda, stava tutto lì... nascosto, appollaiato come una mangrovia. Guarda, te l'avevo detto, eh. L'avevo anche chiamata. Non avevo sentito. Buonanotte, Marse, buonanotte. Buonanotte. Ciao, Dom. Ciao Dom. Ma Dom, se non sbaglio, era già passato, forse. Non è nuovo. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Se non sbaglio, non è nuovo. Buonanotte, Marsia. Spero che di rivederti. Andiamo in A? Io sono di A.
Non lo so, ci metto una flash. Sì, non ci andà così a sgargiullo, però. No, io sono andato, in B, Ho detto no, quello con la bomba. Lo sono andato da solo. Vedi, l'altro giorno su Minecraft. Ecco, esatto, mi ricordavo, infatti. Ah, come stai? Come stai? L'altro giorno ero, no, ero in sessione. Mi sa di no. Ottimo. Come stai, Tom? Che dici di bello? Che racconti? Ma che ore sono? Le 23:23. C'era uno là tutto cagato. Allora, dopo questo, tutta sta gente. Potremmo fare, non lo so, un po' di robetta carina. Dopo questa partita potremmo andare a fare, non lo so, cosa possiamo andare a fare? Disegnini? No. O disegnini, ok. Disegnini in due no. Disegnini in due no, certo. Però ne so, se c'è qualcuno che gli va, possiamo fare anche noi cose città. Sì. Raina sembra abbastanza libera, amici. Ma perché Raina? Era un team B? No, io non sto in A, stavo guardando mid se c'era qualcuno. Ma vaffanculo, mi sembrava una fioriera, che paura. Bella questa fioriera. Bella, sì, era tutta blu, era. Stava lì, in mezzo ai vasi, chiaroscuro, l'ho visto. Come pensate? Insomma, Dom, oggi uccidiamo le persone. Ogni tanto fa bene. Sì, sì. Anche se non siamo molto portati. A quanto pare. A quanto pare, sì. Dopo le ultime analisi, così ci risulta. Ma guarda che bomba che ha tirato questo. Ottimo. Abbiamo vinto. Guarda che è vincibile questa, dai. No, dai. Sì, è vincibile. Se ce la giochiamo... Cioè, non è che ce la stiamo giocando malissimo, però... Dio, come prendo? Andiamo pure così. Let's go. Dai, tutti in B? Qua. Vediamo che vuole fare lui. Ma qualcuno in A ci deve andare, però. Vado io. Da dietro. Vai, fanculo. Ah, peccato. Ah, però dai. Cioè, peccato per me che sono morto. Questo intendevo. No, ma te che fai? Segui CSGO? Ti piace? Cioè, o sei sconosciuto del gioco? Ignaro della sua esistenza. Ci siamo gli unici non pro player che probabilmente si giocano ancora. Eh? Siamo gli unici non pro player che probabilmente si giocano ancora. Probabile. Ma chi è che ha tirato sta molotov in mezzo ai piedi? No? Vaffanculo. Siamo scemi, siamo. Sembra libera. Ah no, stanno lì. Chi c'era la bomba? Io sto in B, è libero. Sì.
Copro la bocca. Io copro. Ok, perfetto, molto bene. Potresti portare Fortnite così possiamo giocare insieme? Fortnite non ci ho mai giocato. Neanche noi, neanche io. È un gioco a cui non abbiamo mai giocato, non siamo molto provetti nel Fortnite. Però giocava Apex. Giochiamo ad Apex, non so se ce l'hai Apex. È che forse magari lui ci gioca dalla play e non c'ha disponibilità, come al solito. Il problema è che su Fortnite non serve tanto sparare quanto... Ma di nuovo in B, io andrei in A però. Anzi, chi è che c'ha la bomba? Andiamo in A, bravi. Bravi, mi rigenera il pensiero, bravissimo. Lì cioè, mi sembra che ci sia qualcuno, l'avevo visto. Merda, dalle scale. Sì, ce l'hai Apex. Fantastico, dai, ci facciamo una partita dopo ad Apex. Apex ci giochiamo. Fortnite non ci abbiamo mai giocato e forse è anche un po' stupido iniziare adesso, che comunque conoscono un po' tutti quanti il gioco. Poi nessuno di noi è abbastanza interessato a giocarci, quindi ci giocherebbe magari anche malvolentieri. Sì, tra l'altro, ma hai Apex sulla Play? Perché sulla Play non possiamo giocare insieme, cioè sulla Play. Se hai Apex sul PC invece sì, possiamo farlo tranquillamente. Abbiamo tirato un paio di smoke, no, eh? Vai, vai, ti ho tirato la fumogena. Te sparano? Là. Sulla play purtroppo no, vedi. Sulla play non c'è la possibilità di giocarci play PC. Purtroppo non c'è il cosplay. Esatto. Oh, uno e la vinciamo, dai. Sono diventato ultimo, ma che disgraziato. Perché sto giocando bene adesso. È l'ultima questa? Ma tu c'hai soldi? Se no te la droppo qualcosa. Ho voglia se c'hai soldi. Cos'è? Ti sei muzzicata la lingua? Cos'è questo là? Ok, credo che in B ci sia gente. Siete morti tutti, fantastico. Madonna. Vabbè. Si è messo a camperare lì con la VP. Wewe, ciao Alidas, woyo, bitch. Quanto ciao, cazzo tutto. Sono British. Ciao Alidas. Prenderò QP. Ciao Dom, ciao, grazie per essere passato. Grazie davvero tanto tanto. Ciao ciao, arrivederci. Perché stiamo andando tutti quanti in B? Pusha, pusha. Lucio. L'hai visto? Ma veramente? Oh, quanti colpi! Bianca sulla smoke. Ah cacchio. Dove stava? Come ha fatto a vedermi? Ciao Yuki! Bello questo Valorant, ti piace? Ma dai, no, così no.
Come sta Yuki? Da tantissimo che non ci sentiamo. È vero, madonna mia, ti stavo pensando, cioè, prima stavo pensando proprio a te. Perché? È vero. Ma in modo sessuale lo stai dicendo? No, Ah. stavo pensando a lui. Ma va, ma tranquillo, Yuki, ci sta. Ci dobbiamo fare una partita su Civilization, però, Yugi. Ma vaffanculo, lo sapevo che era lì. Cazzo di... Addirittura, ma vedo un sacco di gente che si sta giocando, quindi magari è vero, non lo so. Potrebbe anche Dai, essere. questa va vinta, questa va Non vinta. può, è impossibile, è uno Caracciola. contro 4. Madonna, sì, dai, salvala. Save. Ma save è l'ultima questa. Cioè se vincono è match point per loro, quindi vincono No. loro. Sì. Siamo Se 15. vincono, ce n'è un'ultima. Possiamo pareggiare o vincere noi? Ah no! Ma no, questa è l'ultima. Sì. No, non è l'ultima, è la penultima. Se vincono, possiamo pareggiarla o vincere Comandate noi. il raid. Non sono passati, non sono passati. Vai, 69, bravo così. Sono una persona tossica, sì. Ma tossica nel senso che è il nome. Ma come? non lo so, non lo so. Detto che non poteva, ha detto. che ci Ok. faccio con queste monedine, mo? Me le do sui denti. Call it, guys. Mamma mia. Mamma mia, veramente, guarda. Dobbiamo Troppa andare là. gente. Ma chi è che si accoltella? Ma dai, la porta. Sulla destra. One apartments. Buono. Pushala. Vaffanculo. One pit. Ottimo, bravissimo Camillo. Maledizione. No, abbiamo pareggiato. Mannaggia. Adesso ci andiamo a rifare con Apex, quindi. Con cosa? Sono quasi mezzanotte. Quasi Oh, mezzanotte. amici, possiamo fare Dai, tipo... facciamone una veloce su Apex, No, tanto è poco, sto giocando. sono argento 3, che schifo. Sono 101. Faccio veramente veramente tanto schifo sto gioco, è incredibile. Se no facciamo, dai, visto che è quasi mezzanotte, facciamo nomi, cose e città. Ci giocate? Ci giochiamo insieme, amici. No, non ho Dai, nomi, voglia, cose, animali e città. Ma dai. no, non ho Il grande ritorno di Yuki? Sei voglia, sicuro di voler uscire? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ti piace Yuki? Abbiamo fatto il santino per Blaze. Sempre ridere. Anche se è tornato Blaze. Sì, anche se è tornato Blaze, però fa sempre ridere. Dai, andiamo a giocare Apex. C'è una partita veloce Apex. C'è una partita veloce Apex. No, voglio giocare a casaccio.
Quindi giochiamo No, a. non tocca. Allora, facciamo competitiva, facciamo con la classica, normale. Devo fare quello di Pedro adesso. Ebbene, effettivamente da un po' che non passa Pedro. È da settimana scorsa. Eh Sì? Perché sì, sono. dai video di Minecraft di settimana scorsa. Giusto, giusto. E o giochiamo ad Apex o giochiamo, facciamo disegnini, però Dai, disegnini. facciamo Apex. Facciamo No, disegnare Apex. in due no, dai. No, disegnini, animali, cioè cose, animali, città, roba là. No, non ce la posso Qua fare, non ce roba la là. posso fare. Non ce la posso farcela. Ma va? Però non mi riesce a connettere. Cioè, mi dice che sono offline. Tu digli che sei offline invece. Ho fatto una Insisti. fine Apex, però non Ma so. insisti però. A Sono successe cose. me gli manca dell'acqua. Bravo. Mica tanto. Mi piacerebbe averla in questo momento. Sai che anche a me Sì. ho pianto la borraccia vuota. Tra l'altro, sta borraccia è fantastica perché Ma io uso quando è le piena bottiglie di d'acqua. plastica, sono una persona terribile. Sì. Praticamente ha sotto una ventosa. Così, Sì. se tu la colpisci per sbaglio quando è piena d'acqua, non cade. E se tu la vuoi sollevare devi metterci molta forza? No, semplicemente la sollevi. Però, se tu la colpisci per andare di lato, non ce la fa. Ma è pazzesca questa tecnologia. No, ma come ti devo inserire la password? E chi se la ricorda, mo, la password? Ma guarda, mi ha fatto la stessa cosa a me, però mi faceva andare online. C'è qualche problema, no, secondo me, oggi. Qualche problemino. E qual è la password, mo, di sta merda? Oddio, che No, password ci ho messo. a me non fa andare online, tra l'altro. Ma non ti fa entrare su Apex? Mi fa entrare su Apex, però mi considera offline sempre. Non so che problema c'ha E allora stasera. c'ha problemi Origin. No, Probabile. Rolli, parolli. dai, devo reinserire la password di Origin. Chi se la ricorda più? Sarà forse questa? Proviamo. No, a quanto pare non è questa. Ogni volta così. Ma cosa uno che cosa li mette a fare di ricordarsi la password se poi non se la ricordano questi cosi? Ho perso la password. Eh sì. Ma Vabbè, non facciamo fa finta che cliccare su niente, dai. niente, non mi fa cliccare. Dai, tesoro. Abbiamo iniziato un po' prima, oggi andiamo a casa un po' prima. A casa, a dormire un Casa. po' prima. Andiamo a fare un bel legnino a qualcuno, direttamente. Da chi andiamo? Scegli tu. Ah, ci sta Cala, Crono. Cala, è da un po' che non andiamo da Calavera, forse. Infatti, dai. Alla vera. Tv. TV. Va bene, amici. Oggi è stata la Ampliare. serata all'insegna del fatto di farci sparare Sì, tantissimo. sì. Dopo esserci presi così tanto piombo in faccia, c'è soltanto una cosa da dire ed è che non è buono. Secondo me la gente non lo capisce che è una simpatica gag questa. Probabile. Benvenuti, raga. Minchia, che tempismo. Stavo per staccare io e voi mi fate il ride. Molto gentili. Ciao Teddy. Barbone de casa. Ciao Laudis, ciao Leo. Bah, io direi che. Mi è arrivato il coso? Chi? Che L'Alest. senso? Eh sì. Da Calavera. Oh dai, Sì, è arrivato. però cioè giocava contro. Ok, va bene. Va bene Ma così. Abbiamo non vinta questa. Questa ha. La web? è vinta, è È a winnable. sinistra. Ti Si finisce con una giuro vittoria. che non la Non vedo io andate dal le più PC. belle, ma Sta finisce dietro con una vittoria. il. Ok,
il coso del mazzo, che però in realtà copre abbastanza. Praticamente c'è il mazzo, un widget di Twitch. No, te di giuro. Ah, ma che è sta roba che mi apre? È un widget di Twitch. Via. Posso metterlo da qualche parte? Così. Ah. Oh, comunque è una bella partita, eh. Primo che dice che non è. Che dici di bello? Ma niente di. Sei, quattro, vabbè, ciao bella. No, scherzo. Vado a letto però. Avete fatto CSGO? E com'è andata? No, facciamo un attimo di just, un pelino di just chatting. Abbiamo preso tante pizze. Bella. Così. Sarebbe da organizzarsi e fare un team a CSGO. Non ci ho mai giocato io a CSGO. Manco io. Onesto, onestissimo. Ho iniziato avanti ieri. L'altro ieri era troppo poco mainstream, eh? L'altro ieri era troppo volentone, ok. Avanti ieri è molto del coso. Com'è colto sto ragazzo. Mamma mia. Com'è un fiore colto. Per aspettare. No, aspetta, non è partito. E niente, non mi ricordo più i comandi. Non mi ricordo più i miei comandi. È un po' che non li uso, si vede. Che faccio solo battute belle. No, dov'è? E va bene, non c'è più. Faccio solo battute belle, immagino, sempre quest'altro. Te domani non ci stai, vero? Vabbè, però dovreste partire. No. No, c'è ragione. Non so se ci sono gli altri. Però in caso faccio. Come si chiama? Sherlock, voglio iniziarlo. Ma sono Sherlock, carino. Sono molto curioso di farlo. Insomma, cioè, oggi per Leo allora è stata tutta giornata. È stata aggiornatona CSGO. Cioè, non ha fatto altro tutto oggi. Da oggi pomeriggio sta giocando. Sta giocando a CSGO. Esce Valorant, diventi nuovo coso, diventi una divinità. Non ci giocavo da una vita, anche perché è una vita che
Poi mi torna la voglia. Io voglio la gay. Please, Rito. Diventi... No, non Ciccio Gamer. Diventi... Come cazzo? Qualche pro player di... di FPS che non mi vengono in mente. Diventi power, sì. Ti ho dato tanto di quel tempo da poter prendere due lauree. Shroud, ninja. Tanto loro li possiamo chiamare, tanto non sono su Twitch. Come chi sono? Ok, niente. Siamo aperti. Laudisi è un bel nome, vero? Ah, non vi ho detto una cosa bella. Ma andiamo nel suo canale? Così ti abuso. Eh? Andiamo sul suo coso d'abuso? Io non posso. Non ci sposto io, sono c'ho i poteri. Vai. Mi stai trollando, dai, non è possibile che non sai chi sia. Mi stai trollando e va bene così. Vai, entri uno a caso. Adesso che ci sono. Culi nudi, culi nudi, culi nudi. Culi nudi, culi nudi, culi nudi. Allora. Questi ride. Siete ripuzzolenti, siete ripuzzolenti. Abbasso ninja, vi fai l'audisi. Io mi dissocio. Sono entrati contro la mia volontà. Io sì, perché non ho neanche permessi. Questo è veramente... quasi paragonabile a uno stupro delle mie orecchie. È probabile, è probabile. Oddio, mi sto immaginando delle cose bruttissime. Va bene, sì, bene. Abbastanza. Bene. Famo strano. Famo strano. No, non famo per niente, è meglio. E vi stavo dicendo, raga, ci saranno belle novità. Tipo, dicene una. Le donne nude? No. Meglio. No, meglio no. Mi dispiace, ma no. Ci sarà un restyling totale. Sì? Un restyling di Natale, no? Totale. Sì. Chi? No, non mio. Io resto becero e brutto come sempre. Non so se divento bello, insomma. Quindi sarà un fantastico restyling del canale. Yes. Fantastico. Dai, qualche chicca. Qualche chicca. Che cos'è da restylare? Il tuo è fatto bene, non è come il nostro che ha croccato come meglio si può. Farò qualche chicca. Qualche chicca. Oddio, non so come dirtelo. Mi hai beccato, Kirso, mio Dio. FBI, open up. E sei arrivato proprio Kirso. Mentre stavo dicendo la cosa. La chicca. Ha detto la che chicca. Mette le donne nude sulle la live chicca. Dalla prossima live. Metto la chicca proprio, una la che chicca. Si chiama Francesca. Sì. No, FBI si chiama. O 112 dovrebbe essere. Ti provo tutta. Sai che potresti fare, Crono, per fare un restylist del canale? Di qualche tempo fa, girando tre canali... Ma tanto quel cucù, però, dai, raga! Mamma mia, veramente! Cioè, uno entra dentro un canale della gente e si sente un cucù, vedi, questo è il restylist. Sì, ormai così. Quanto è retro, però, il cucù? È molto retro. È un botto. Bellissimo. Mi sento molto più ringiovanito adesso che ho sentito il cucù. Ma cioè, tu pensa se avessi avuto un pendolo. Ma senti che palle, beh, pensa che palle, mamma mia, no. Comunque stavo per dire la chicca, ma avete stoppato? No, dicela questa chicca. No, dai. A me i cucù mettono ansia, anche a me. Un botto.
mettono ansia. Mi mette più ansia dei ghost su Minecraft 1.15. Le bambole di cera, le bambole quelle di, no, di cera, di, no, di corcio, di corcio, le bambole quelle di porcellana. Porcellana. Oh, raga, una volta ne vidi una in una masseria abbandonata in campagna. Oh, io ti dico solo che c'avevo il terrore. C'avevo un amico, c'avevo una casa che era su un paesino sperduto a 8 km da qui. Perciò già io sono sperduto, lui sta a 8 km da qui, pensa quanto può essere sperduto lui. Cioè, c'aveva una stanza piena di quelle bambole di merda. Ok? No, io c'ho questo. Io ho detto, facciamo un patto, quando entro io tu le togli tutte dalla prima all'ultima, non me ne frega un cazzo, se no io non vengo più qui, ma neanche per sbaglio. Sono c'è grosso, peso un botto, ma le bambole di porcellana mi mettono un'ansia che tu non te ne fai un'idea. C'è un'amica che ha tipo che una cassetta in montagna. Un ragazzino che mi guarda con gli occhi vuoti. Sì, sì, sì. Che poi magari c'ha pure gli occhi quelli simili, veri, no? Che con la luce quasi sbrilluccicano. Io poi sono un fifone. Io ho provato a portare un gioco horror in live. Sono durato neanche un'ora. No, vabbè, ma io mi cago sotto con Scary Movie, cioè, veramente. No, raga, io non sono riuscito a vederlo Scary Movie, troppa ansia, stavo troppo male. Io sono pivone, non ce la faccio. Non parliamo di ansia, per favore. Che so, alla seconda stagione della Casa di Carta, quarta puntata, tipo, io ho smesso un attimo perché mi c'ho troppa ansia, li sgamino tutti, cioè, non so per quale motivo. C'ho ansia. Amici, possiamo riflettere un attimo sul messaggio che ha messo Kirse? Quanto è inquietante, cioè, tu immagina che hai delle bambole di porcellana in un armadietto, viene tua madre e ti fa, ma hai visto le mie bambole di porcellana? E tu stai lì e fai, dove cazzo sono andate, scusami, cioè, si sono spostate. Hanno preso vita e sono andate. Abbiamo fuoco a casa. Non possiamo più vivere qui. Cioè, c'erano tutte belle in vetrina e tu stai lì tranquillo. C'è tutto. Ma hai visto le bambole? Scusami, dove sono andate? Cosa? Ok, sarà il tempo di tirar fuori il fucile da caccia. Ho avuto paura per un attimo perché non dovevo andare a finire quella frase, però va bene. Un giorno mo te racconto. Gli ha fatto spare le bombole di porcellana. Criminale Kirs. Io l'ho detto più chiaro. O le togli o io non entro. Cioè, una delle due aveva un cappello e il giorno dopo non l'aveva più. No. Bellissimo, no, no. Bellissimo. No. Io per me facevano un salto in tangenziale. Cioè, ci prendevo la macchina, arrivavo in tangenziale, le schiantavo contro il mio jersey e tornavo a casa. A me una volta, sapete che mi è successa una roba pazzesca? Allora, stavamo in questa casa che storicamente qui, tipo tra le persone più anziane, tipo nonna eccetera, dicono che è una casa un po' tipo posseduta, stregata, insomma, no? Vabbè, dappertutto, okay. Preciso. Esatto. E in questa casa ci abita una nostra amica. Eravamo andati lì la sera e stavamo giocando a Lupus in Fabula. Sai quando dici... Oh, ok? Uh-huh, sì. E avevamo questa cassa collegata al telefono da cui mettevamo la musica. A un certo punto finisce il round. Io stavo facendo da narratore, ok? Finisce il round, stiamo rimeschiando le carte. A un certo punto la musica si stoppa e dalla cassa si sente la mia voce registrata che dice «Questa notte è morto tizio». E noi tutti, che cazzo sta succedendo? Nessuno aveva registrato. La cassa si era scollegata, non riuscivamo più a scollegarla e ricollegarla dal telefono. Abbiamo dovuto togliere le batterie, ti giuro. E non c'era nessun audio attivo, non c'era nulla. Quando l'abbiamo riaccesa la cassa era completamente resettata, non aveva nessuna impostazione messa. La cacca morta. È stato incredibile. Già stavo in autostrada. Sì. Non so verso dove, però... Infatti una settimana dopo sono sparite nel cassonetto, da Ancona le ho portate da fino a San Benedetto del Tronto. Dio. Poco. Hai rischiato durante il viaggio. Sono tipo 3 ore di macchina. Niente, è proprio dietro l'angolo. Pur di non essere vicino.
Ah, poi vabbè, noi avevamo sta casa di questo tipo, sempre la stessa persona che aveva le bambole, aveva messo dentro un salotto, dentro il salotto, siccome non c'aveva molto da arredare, erano quattro stanze, tipo, ci aveva messo un biliardino. Stavamo lì, giochiamo Quattro stanze, in una ci dorme, nell'altra ci caca. Poi il a biliardino. Sì. biliardino e le No, vabbè, bambole, le dolci in cucina. non saranno state proprio in quattro stanze, saranno state una decina di stanze, ma erano tutte piccolissime. E stavamo in quattro a giocare a sto biliardino. No, eravamo in cinque, quattro più uno che stava guardando per fare il fresco, da noi si chiama. Ossia, uno esce e entra l'altro. Ok? E a un certo punto stavamo giocando, dai, adesso ti segno, adesso ti segno, adesso ti segno. Sentiamo un bimbo piangere, Cristo No, Dio, no, un bimbo no, no. piangere. Ci guardiamo in cinque tutti quanti nella faccia. Non capiamo da chi era stato No, no, fatto. Non no. c'era, non c'avevamo, cioè i cellulari erano, non c'era musica, non c'era niente. Eravamo solo noi che facevamo casino. Sentiamo sto bimbo piangere. Abbiamo preso la pallina, messa dentro la porta, usciti, presi la macchina, inchiavata a casa e andati via. Ok, va bene. No, ma Buonanotte. aspetta. Io se sento un bimbo piangere, io faccio così, anche se ho davanti il bambino. Pensa se non l'avessi davanti. Ti giuro, ci siamo cagati in mano. Proprio. E poi vabbè, ce ne stanno di aneddoti lì. Ma lì non sappiamo se fosse la No. vicina che Allora. qualche volta, siccome gli stava un po' sul cazzo lui, perché lei aveva i giri suoi un po' loschi, e allora faceva qualche cazzatella del genere per farci levare le tende, Quindi si è ma inventato uno tipo. spettro come i cattivi di Scooby-Doo. È probabile, non lo so. Io ti dico solo che. Bellissimo. Non so se c'aveva le chiavi. Non credo ci avesse le chiavi. Ma al 200% è no. In poche parole, noi ci andiamo via la sera prima. Ok? Andiamo a casa, ognuno a casa nostra. La mattina dopo dovevamo imbiancare. Dovevamo dare la vernice ai muri. Torniamo su. Entriamo in casa. Sentiamo scroscio d'acqua. Perpetuo. Oh, Iago, oh, qui c'è l'acqua che va. Ma l'acqua l'avevamo chiusa? Guarda, fa sì, l'ho chiusa, c'è il rubinetto fuori casa, ho chiavato caso, chiuso l'acqua, ce ne siamo andati ieri sera. Ho detto, sì, ma qui c'è l'acqua che va. Ho detto, ma ieri non l'avevamo manco usato il bagno di sopra. Cioè, no, non è possibile. Ho detto, allora va di sopra tu perché io sto qui. Io mi muovo, cioè, mi frega in casa. Andavo di sopra, c'era il rubinetto aperto. Tutti e due i rubinetti aperti a massimo. Ok, va bene. Ma la Che poi tua io e te ragazza si siamo chiama d'accordo. Zelda Cioè, Kirs, che nome interessante. calà, io e te siamo 400 kg in due, ma fifoni. No, io su ste cose, no, non credo in tante cose, ma finché si parla di morte, i morti lasciali dove stanno e i vivi lasciali No, di qua. Cioè. no, no, allora, il punto è che io sono estremamente razionale, no? Io studio ingegneria, per me è tutto fatto i numeri, quindi il Sì, anche per punto me è. tutto quanto si deve. C'ha un movimento, c'ha una logica dietro. Queste cose qui per me non hanno logica. E lì quello è quello che mi spaventa. Perché. No, no, il punto non è che io ci penso a queste cose. Io mi cago addosso, poi ci penso dopo. Allora, la cosa più terrificante che mi sia mai successo, raga, sono stato traumatizzato per un annetto buono. Praticamente, vicino a casa mia, in campagna, c'è una casa in campagna e praticamente ci sono varie zone abbandonate, cose del genere. Una volta stavamo girando con degli Bostini, amici. Ci stavamo girando con degli amici perché noi andavamo sempre a queste cose abbandonate perché dovevamo fare gli esploratori del sarcazzo da Velletri. E a un certo punto andiamo, ho detto: no, raga, qua ci stanno i cosi, i riti satanici. Qua fanno i riti satanici. Qua fanno i riti satanici. Boom, spunta una persona, Ma incappucciata, raga, boom.
bicicletta a casa in 30 secondi. Bella. Io me la do. È stato un piacere. Siete tutte belle persone. Domani vi porterò i fiori. È stato un piacere. Zelda me fa amore, sai, vorrei mettere una bambola come quella dei film americani. Io amo, se metti Annabelle in casa ti sfratto. Ma povero. O entra lei o entra Annabelle, non ci stanno. Ma povera Annabelle, vuole solo essere amata. Sì, sì, 20 centesimi di piombo e amo sì, tutti. Sì. Ma ce la dici questa chicca o no? Cazzo, te la sei ricordata. Io volevo parlare di tutt'altro, almeno tu te la dimenticavi. Un restyling, un qualcosa che mi rappresenta molto di più delle, cioè un cambiamento totale delle grafiche del canale. Va bene, va bene. Tipo qualche tempo fa su In Just Chatting c'erano le live di quelle che dormivano, fare una roba del genere, cioè. Sì, anche. Bene, me ne sono contento. Anche. Vorrei fare Just Chatting, un social eating mentre dormo sul piatto. Bravo, una no. Una torta. Mi piace, sono contento di questo tuo restyling. Molta panna, sì. Troppa panna. Molta panna. Tanta panna. E molti pochi vestiti. Mi immagino già tutti no. Vestiti. No. Ci saranno delle fragoline a coprire i capezzoli. Ovvio, per evitare il ban, come quelle che fanno in Just Chatting, quelle che fanno in arte, fanno il body paint. Esatto. E tu farai un body painting con la panna, però. E minchia, qui per fare body painting credo che prende il rullo, fra. Beh, è tanto il body painting da fare. Così la live ti dura per parecchio, scusami. Devo chiamare il coso, il carrozziere. Beh, un po' la pistola, per dice. Mi metto così e lui mi vernice con la pistola dal fondo, dal primer, e poi dopo si comincia. Beh, sarà divertente, insomma, metti in moto tutta una macchina dietro per la live. Immagino. Bellissimo. Sicuro, guarda. Non vedo l'ora, guarda. Quando è che farai questo cambiamento? Spero mai. Spero che non dovremmo mai abbassare sto livello. Ho capito. Vabbè. Mi sa meglio via gli schiaffi su Arston tutta la sera. Che fa una cosa del genere? Vabbè. È un'alternativa, una valida alternativa. Cosa? Mi sa meglio, cioè, fa schifo su Rainbow Six, su CSGO, sì. Tutto. Che fa il pirla mentre uno mi vernisce addosso. Ma quella, ma scusa, se tu ti metti nella categoria d'arte, in automatico fai arte. È logica come cosa. Guarda, secondo me, se la paghi abbastanza, la mia ragazza si sta laureando in storia dell'arte, quindi se vuoi una spiegazione te la trova, beni culturali sta facendo, quindi... La spiegazione sì, certo. Come no? Mi dipingo d'oro, mi taglio sia barba che capelli e faccio il Buddha dorato. Sì, bellissimo. Potresti diventare tipo il santone di Twitch, bellissimo. Faccio il cosplay del Buddha dorato. Bello, bellissimo. Pensa, la gente ti donerà o farà le sub per ricevere tipo gli aforismi del Buddha di Twitch. La benedizione, bellissimo. Geniale. Cioè, qualcuno, scusami, è innovativo, qualcuno ha inventato una religione su Twitch? No, si potrebbe benissimo fare. Il discorso, per favore. Il calafarianesimo, non si può. Calafarianesimo. Il calanesimo. Oh Cristo Dio. Perché quando entrate voi fa sempre a puttane? È bellissima sta cosa. Ogni spettatore avrà la sua porzione di panna. Nessuno resterà sfamato senza panna. Tutti ne avranno un po'.
Ah, sicuro, ma tutta Twitch. Non è solo... Tutta Twitch avrà la sua porzione di panna. E poi fai una cosa, mettila in barattolo e vendila. Cioè, ovviamente. Contro il malocchio, contro il malocchio. Bellissimo. Che fai? Io posso fare Wanda Marchi, ti prego. La parrucca rossa ce l'ho. E chi è che fa da nascimento? Non lo so, troviamo qualcuno. Teddy, devi diventare brasiliano. Teddy, gli facciamo un abbronzante. Va bene. Della speranza delle persone a scopo di lucro. Esatto, Kirz. Benvenuto nell'affiliazione. È reato in 76 stati diversi. Non stiamo dicendo. No, mica. Contro le regole del. Amici di Twitch, amici di Twitch, questa è satira. Del mondo, della buona convivenza. Amici di Twitch, è satira, sì, assolutamente. Teddy, se fai una religione tua, mi propongo come vicario. Guarda, ci avevo già scritto i 10 comandamenti tempo fa, quindi... Pensa a che livello di cosa sia. Già è pronta, basta solo scrivere un libro che rappresenti un messia e sei a posto. Ave Cristo. No, ritratto tutto. Sono stato frainteso da quello che volevo dire. Non era quello che intendevo. Non ho detto niente. No, nessuno ha detto nulla. Che poi Deo, te l'ho detto che quella cosa, Hare Krishna, cosa ha fatto? L'ho sentita cantare. Sì, l'ho sentita anche io. Ho sentito una canzone che si chiama Hare Krishna. Cacchio. No, io dal vivo. Ah. Praticamente stavano sti tipi in giro per Torino che si mettevano, stavano saltellando. Ma gli stessi stavano tipo 12. No, stavano tipo 10 gradi. Questi qua a torso nudo, cose che saltavano. Io sa voci. Cioè... Che l'ultima volta che sono stato a Perugia. Un bottito di droghe. Ma no, cala, l'ultima volta che sono stato a Perugia ci stava la famiglia Krishna che si era riunita in piazza. E tu mi direi chi se ne frega, invece no, perché era una cosa importante. Avevano fatto questo palchetto dove hanno messo questi fantocci. Non l'ultima volta, era quest'estate. Era quest'estate, è vero, non l'ultima volta. E c'era questo banchetto con questi fantocci, che era la famiglia Krishna che si riuniva, e c'erano tutti questi affiliati al cristianesimo, che adesso non so bene che sia induismo, non lo so che religione sia, buddismo, chi so. Vishnu? Vabbè. Vishnu, quindi induismo. E c'erano tutti questi simpatici signori che danzavano e pregavano Hare Krishna. E io mi avevo detto messia, mi sono sentito chiamato in causa. E siamo stati tutta la notte, poi tipo tardano ubriachissimi a gridare Hare Krishna e le preghiere di Krishna per Perugia. Era la prima volta che ci vedevamo io e Leo. Sì. Ci siamo sbronzati, abbiamo dimenticato di pagare il conto, abbiamo preso un'acquazzone micidiale e abbiamo cantato queste cose sotto l'acqua. Sì, ci stavano quelli che facevano... Ah no, ci stavano uno e ha fatto... Ah no, questa me la offro io perché ho trovato la donna e mi sono fidanzato. E ho fatto, ma quindi quando le sposi? No, sono insieme a una da 3 mesi. Cazzo di... Va bene, butta via, lo sento. Vabbè. Io pensavo, onesto. Se sta sposata quindi offre a tutti, no? Che stava una da 3 mesi. No, è perché sta insieme a qualcuno. Sì, no, sì. Posto. Beh, quindi se vi capitano queste persone che benedicono Krishna e tra l'altro magari danno anche dei biscotti che sono particolari, assaggiateli. Io l'ho fatto. Soprattutto i brownie. I brownie sono al bacio. Ti lanciano questi biscottini che non sono niente male. Chi ordina Minecraft segue. Cosa? Cos'è? Voglio vederlo. Ok. Ma tutti che ridono, io ancora sto caricando il video, scusate. Ha detto basta pioggia, boom, fine pioggia. Gesù.
Gesù. Ti pregherò adesso, Kirz. Sei passato allo step superiore. Sei stato contraddistinto dalla venuta. No, aspetta, che ha detto che sei brutto. Vabbè. Vabbè, ok. Qualcuno è venuta, non sappiamo bene. Questo video di quarantena si fa anche così. Io sto piangendo. Va bene. E vabbè, riuscirò a fare lo stride. No, io devo andare a letto perché poi devo studiare. E facciamo. Ma dai, io tra 4 ore dovrei essere in piedi già. Ma sì, ma sì. Sei in piedi, sei sdraiato. Va bene, ok. Ci sta, ok. Ci sta. No, ma se lo facciamo la verità, quindi. A chi lo facciamo, Redino, raga? Ma chi vuoi, a chi vuoi? Macron è ancora là. Scegli a occhi chiusi. Non è ancora occhi chiusi, no, non posso scegliere a occhi chiusi. Ci stanno troppi top streamer sulla mia opinione. Raga, andiamo a trovare un canale bruttissimo. Ah, no, canale bruttissimo. E poi che lo dice. Andiamo a vedere la persona che mi ha fatto il raid. Ah, stavo dicendo a me che era un canale bruttissimo. Figura. Un canale bellissimo, andiamo a cercare trash, ma bellissimo. No, se cerchiamo il trash, aspetta, vi porto da Crony. No. No. No, se cerchiamo il trash non credo ci sia, perché fa live, aspetta, no, non cerchiamo il trash, cerchiamo qualcuno di decente. Ah, ma... allora. Se no, trash, andiamo su Just Chatting. Cara, vuoi andare da un nostro amichetto? Da Scrappi? Lo portiamo da Scrappi? Ah, sì. Ma Leo? Non lo conosce Scrappi? Non lo conosci Scrappi, cara? Non lo conosci, mi sa. No. Andiamo a fare obbligo o verità con le persone in Just Chatting. Aspetta. Aspetta, che se devo trovare una persona. Prima devo vedere. Comunque, Twitch durante questa quarantena è diventata YouTube nei primi 2010-2012. Bellissimo. Bellissimo. Allora. Cioè, ogni tanto vedi live di gente che veramente è pazzesco. Quelle che dormono, le tardone dei 50 anni che si spogliano. Bellissimo. Chi è che ha fatto? Ginecologo col Parkinson ha fatto il follow, benvenuto. Tu sei forse il nick più bello che io abbia mai visto. Cioè, ginecologo col Parkinson c'è anche una chicca di studio all'interno del nome. Top. Cioè, live il nostro canale adesso. Eh? Io vedo ancora live il nostro canale. Ah, perché